Bisogna, oltre questo, andare a fare che cosa? La prevenzione anche del partner. Ok, perché vi ho detto prima, se io mi curo, ma lei non si cura o lui non si cura, stiamo facendo la cura a metà. Se io curo la bocca solamente una parte, per esempio, molti pazienti ci chiedono, mi curo solamente l'arcata di sopra, ma se il problema è una parodontite, una piorrea in stadio avanzato, come sono caduti i denti sopra, cadono anche gli impianti perché sto mantenendo parte, mezza bocca in putrefazione e quindi quei batteri contagiano gli altri sopra. Okay? Che siano radici naturali o radici artificiali, i batteri intaccano che cosa? Le superfici che si trovano esposte fuori dalla gengiva, che sono i denti o artificiali o reali, creano il biofilm e quel biofilm poi fa irritare la gengiva. Ma se io cambio drasticamente i batteri, togliendo tutti i denti, per esempio, cambia completamente la flora batterica, perché non ci sono più le superfici che c'erano prima, tutte malate, tutte attaccate. Quello è il momento di iniziare a usare dei collutori forti, poi dopo un mese iniziare a usare i batteri probiotici dei lactobacilli. Tutte queste cose ricordatevi che ce le avete già nella vostra area segreta, che vi arriva per mail ed è area aftercare. L'avete via mail, una volta qua dentro ci avete il protocollo e schema di queste cose di cui vi sto parlando. Ok, vi ho messo anche il link del probiotico che bisogna utilizzare. Che si trova In tramite farmacia lo internet. vendono, lo trovano questo, lo trovate. Sono delle pastigliette, il Gamperio Balance, se non lo trovate compratelo su internet. E tutti questi attrezzi qua della gamma. Ok, c'è la vostra farmacia, vi potete ordinare tutto da qua, risparmiate pure La gamma è online. meglio come marca? Gamma, Meridol, uguale, l'importante è che avete le spazzole, spazzolini, scovolini, filo, pulisci lingua. Qua vi ho messo l'antibiotico che va bene nel 95% dei casi. Ok? Io ho fatto tanti, ve lo dico questo perché ne ho fatte tante, tante di cure parodontali. Questo qua andrete in farmacia e vi dirà, ma questa è una roba per uso ginecologico. Non lo sanno come si cura la parodontite. Ci vuole quello, ok? Ci vuole Che questo. riprendiamo noi non ci vuole. Sì. Con l'impegnativa del medico ve la devono dare. Dici che per tua Andate da, la moglie. cosa ideale sarebbe dopo andare da un parodontologo e farsi seguire da un parodontologo. Il parodontologo vi fa questa analisi qua che vi ho fatto vedere. Okay? Poi lo scopo ora è questo di attivare in Italia la possibilità di farvi l'autodiagnosi praticamente. L'approccio. T'arriva, non lo propone nessuno, non è che non c'è. Come i test genetici che arrivano a casa, c'è lo scrub, lo mandi e ti arriva il referto, il risultato. Poi con quello vai e ti fai la prescrizione dal medico di base. Perché c'è molta ignoranza, è questo il discorso. C'è molta ignoranza. Se tu vai da alcuni medici, alcuni dentisti, non te lo propongono questo. L'ignoranza o interesse? No, è sicuramente ignoranza, perché parli di cose che magari conosci, però se non c'hai una speciale sensibilità verso quella malattia, magari sei specializzato, che ne so, più in ortodonzia, non lo vai a approfondire, non sai neanche dove, o magari non collabori con dei centri che fanno questa diagnosi precoce o questa stadiazione batterica, a vedere quello che è il problema. Io ne ho fatto tanta perché aveva a che fare con la parodontite. La parodontite, l'ABC, e andare a vedere in stadi dove il paziente deve mantenere i denti, ancora molti denti, andare a vedere un po' quelli che sono i batteri. Perché ci possono essere tra questi dei batteri che causano la perdita precoce rapida, quella che è la parodontite aggressiva. Voi siete in uno stadio ormai terminale, dove queste cose, è come che qua siamo al centro tumori e stiamo parlando di prevenzione del tumore. Ok? Voi già ce l'avete avuto. Quindi era una cosa che doveva essere fatta prima, ma siccome oggi stiamo parlando di cause della parodontite, è giusto che vi parlo Almeno per i nostri della per i futuri. Ne stiamo parlando qua sul gruppo, siamo in diretta anche sul gruppo.
E si fa che cosa? Si fa una PCR praticamente con lo scrub. Noi facciamo uno scrub, è come l'analisi scientifica della saliva del mozzicone nella sigaretta. Rimane un pezzo di genoma, quello viene amplificato, duplicato, duplica, duplica, alla fine arriva a essere duplicato che cosa? Tutto il genoma che è rimasto qua sopra, per esempio, che poi non è proprio questo, ma è questo. Mi sono perso, aspetta, tolgo lo zoom. Ecco qua, questo è un cottoncino sterile che viene inserito dentro alla tasca, salta fuori, che cosa? Che all'interno lì ci saranno su questo cottoncino i batteri, saranno rimasti. Vado ad amplificare, amplificare e mi escono fuori che cosa? Il genoma di quei batteri, ok? DNA di quali batteri c'erano lì a quella festa. È l'esame più semplice del mondo, semplicemente va a duplicare i DNA che sono presenti in quel prelievo e da lì poi viene fuori esattamente quello che c'era dentro. Una volta che tu sai cosa c'è dentro, sai anche che tipo di antibiotico devi dare o contro chi stai combattendo. Ma l'antibiotico da solo non serve a nulla. Come il curettage, non so se lo conoscete Sì, questo termine, l'ho lo conoscete perché vi hanno fregato. fatto. Perché il curettage senza questo non serve a nulla. Sì. Cioè, era abbastanza costosa, Costa molto, io lo dico sempre. Il sì. curettage senza impostare una terapia parodontale non serve a nulla. È grattare, togliere un po' di tartaro, ma non stai andando a curare la problematica, a risolverla. Stai solamente togliendo una parte degli effetti, stai Non ha togliendo. risolto niente. Non risolvi nulla. La terapia parodontale alla fine è una terapia difficile perché sono tante cose da fare. Io non so neanche se su di me se riuscirei a vincerla la parodontite perché devi fare tante cose e le devi fare per tutta la vita. È come il paziente diabetico, guarisci dalla parodontite? Non lo so, mai. Sei diabetico ci resti a vita, se sei carente di interleuchina 1 ci rimani a vita carente. Se ormai le tasche si sono create, l'osso si è ritirato, quello ormai hai degli spazi, dei ponti in bocca, capsule, o levi via tutto e rifai tutto quanto, ma non hai neanche detto che non ti si Quindi incastra più cibo. devitalizzare i denti non serve Devitalizzare i denti serve solamente a curare la parte interna del dente, ma la piorrea si interessa la parte esterna dei denti e delle gengive. Invece devitalizzare significa andare a togliere il nervo dal dente. Serve fare un approccio da più fronti, cioè il problema va attaccato da più fronti.